Epitteto, nel suo famoso manuale, ci ricorda che dovremmo pensare a noi stessi come se fossimo attori di un dramma. Il nostro compito è semplicemente quello di interpretare nobilmente la parte che ci è stata assegnata. Scegliere la parte è al di fuori del nostro controllo. Dovremmo amare il nostro presente, desiderare che le cose siano esattamente come sono, anziché spendere preziose energie mentali a desiderare che il passato o il presente siano diversi. In particolare, può essere utile adottare un atteggiamento fatalistico nei confronti del passato. Questo non può in alcun modo essere cambiato, perciò desiderare che sia diverso è assolutamente insensato. Lo stoico accetta fatalisticamente tutto ciò che è avvenuto. Non spreca tempo a chiedersi come le cose sarebbero potute andare diversamente. Forse il passato poteva essere molto migliore, ma poteva essere anche estremamente peggiore. Perciò dovremmo concentrarci esclusivamente su ciò che è in nostro potere, migliorare il presente, iniziare da oggi a perseguire la virtù. E il primo passo è abbandonare ogni tipo di rimpianto nei confronti di ciò che è immodificabile. Resistere a ciò che è immodificabile è insensato. Perciò riconciliamoci con esso e accettiamolo completamente. Concentriamoci esclusivamente su ciò che è in nostro potere. Ogni evento passato è al di fuori della nostra capacità di controllo. L'atteggiamento che in questo momento adottiamo è l'unica cosa che realmente ci compete. Tutto ciò che è avvenuto fino ad ora è stato necessario a portarci qui, in questo momento. Siamo noi a stabilire che questo momento è incompleto, imperfetto o sbagliato. Da un punto di vista cosmico, questi giudizi non hanno alcun fondamento. Anche il futuro può spaventarci, per quanto questo esista esclusivamente nella nostra immaginazione e sia al di là del nostro completo controllo. Possiamo influenzarlo attraverso le nostre scelte appropriate nel presente, ma al di là di questo, non abbiamo alcun potere su ciò che questo ci riserverà. Non dobbiamo, per questo, adottare un atteggiamento di passività, bensì fare del nostro meglio per orientare le nostre azioni al sommo bene nel presente, rinunciando all'illusione di completo controllo sulla nostra vita e accettando serenamente tutto ciò che è al di fuori del nostro controllo. Ciò che è realmente in nostro potere è come viviamo questo minuscolo momento presente, come miglioriamo quel che possiamo e come accettiamo l'inevitabile. Ciò che basta è, citando Marco Aurelio, il giudizio esatto nel momento presente, l'azione utile al bene comune nel momento presente e la disposizione favorevole nel momento presente ad ogni avvenimento prodotto da cause esteriori. Vi ringrazio per aver visto questo video. Spero vi sia stato utile. Se sì, lasciate un mi piace e iscrivetevi e noi ci vediamo nel futuro.